ולאמין השם כל עברי, עוד שמצא השם, זה המסכת בבא קמא דף ח', ואוניציאמו דאדיצ'וטו ריגד סוטו, תנא בנן נוסי סג'ן מצניאטו. מאחר לאחד, סי, אונו בנדט אמור פסונה, דיצ'אמו טרי קמפי, אוניונו דינו די קואליטה דיברסה, שוהה איטית, בינונית, זיבולית, כמובן ג'ו סטודיאטו, vedete tutti nello stesso giorno. A quei tempi non scrivevano l'ora, scrivevano solo il giorno. Oppure, e adesso, dopo di ciò, vennero dei creditori, sia un creditore per danni che riceve i dit, se la persona non vuole o non può pagare in denaro, può pagare con un terreno. Perciò abbiamo studiato già questo, per un danneggiato deve pagare con il miglior tipo di campo, e per un debito come di un prestito deve ridare un campo di media qualità, e per Ktubat Ishah un campo anche della più bassa qualità. Adesso, o vendete a una persona tre tipi di campi, oppure Shlushabne Adam Kehad, oppure vendete questi tre campi a tre persone, e sempre durante lo stesso giorno. Kulani Khasuta Khadbali, e dopo di ciò vennero dei creditori per farsi pagare. Perciò il creditore per danni si prende il campo di Dit, e colui che deve ricevere indietro in prestito si prende il campo medio, Benunit, e colui che comprò, scusi, che cioè la donna, la ex moglie, deve ricevere un campo di la più bassa qualità, il Ziburit. E il Chesut HaKadbalim vuol dire che gli prendono in possesso questi terreni. Però se vendete tre campi a tre persone, ognuno un giorno diverso, tutti possono prendersi in possesso per il pagamento dei debiti dall'ultimo compratore. Endo, se non è sufficiente il terreno che lui acquistò per pagare tutti e tre i danni, allora riscuote o si prende in possesso anche il campo del penultimo, Enlo, e se non è sufficiente neanche quello, come Mishrifne Panav, e riscuotono anche dal terzultimo campo. Vehran Lechad, se vendete a una persona, come ho visto nella verità, Chiagmara e Chidami, che caso si tratta? Ilam Avatachad, se vendete in un contratto a una persona i tre tipi di campi, Ashra le Shusha, perciò chiede Gamara, abbiamo studiato due casi, uno che vendete a tre persone, uno vendete a una persona. Perciò Gamara, se vendete a tre persone e ognuno si prende in possesso il campo per il pagamento, ha maggior ragione che deve succedere quando lo vendete a una persona. Vediamo come dice Gamara. Ashra le Shusha, di Ikale Memar, Had Minayu Kadim. Nel caso di che vendete a tre persone, che si può supporre che vendete a uno prima degli altri due, perché durante un giorno non deve vendere uno alla volta, perciò indubbiamente vendete un campo a uno di essi che precedete gli altri. Avran Kulani Chesuta Hadbali, che abbiamo detto nella verità che tutti prendono in possesso il campo che gli spetta. Però Mecharan Lechad mi baia, ma se vedete una persona, indubbiamente che deve dare a ogni creditore con terreno
di ciascuno del tipo che gli spetta. E la pshita bzecherze si tratta che non vendero, non acquistarono i terreni assieme, ma messi uno dopo l'altro. E perciò c'è una gerarchia che chi veniva primo ha la meglio, ha il vantaggio. Chiamano Maishna Shlusha di Kolchad Vechad Amalei Inatecha Makom li Gvot Meno. Hainami a Kolchad Vechad Lei Malei Inatecha Makom li Gvot Meno. Che differenza c'è tra il caso che ci sono dei acquirenti, che ognuno dei primi due dicono al creditore: ti ho lasciato un terreno per il quale che puoi prendere in possesso. E il caso che c'era un solo singolo acquirente e acquistò tutti i terreni, anche in quel caso può dire che ti ho lasciato un terreno che puoi prendere in possesso, cioè se è un terreno che è Mnechorin, cioè che non è ipotecato, questo si intende, un terreno che non è ipotecato può prendere in possesso. Abbiamo detto che c'è una legge e immagino che l'ho menzionato, se no lo dico adesso, che se ci sono proprietà ipotecate e ci sono proprietà o una proprietà non ipotecata, allora i creditori o creditori sono obbligati di prendere in possesso prima la proprietà che non è ipotecata, e solo se non c'è allora possono prendere in possesso proprietà ipotecata o ipotecate. La questione è che i creditori dovrebbero poter riscuotere solo dal terreno che il singolo acquirente comprò per ultimo, anche se è esiburit, di più bassa qualità. Ma allora perché nella braità ogni creditore può prendersi un terreno che coincide con il terreno che gli fu ipotecato? Spero che sia chiaro. Perché non diciamo che devono forse prendere esiburit? E perché diciamo che ognuno si prende il terreno che gli spetta? Forse non c'è terreno, perché diciamo come se fosse una legge che deve forza di prendere solo il terreno che gli spetta. Ma no, può essere che se non c'è deve prendere forza il terreno Ziborit. Dice Gemara, Acha Maskinan, che conce la kach idit b'acharona. Si tratta che acquistò il terreno idit, il miglior terreno, per ultimo. E il debitore preferisce che ognuno dei creditori si prenda il terreno che gli spetta affinché evitare che si prendano dall'idit. E perché questo è evidente, ognuno capisce che un terreno idit, miglior qualità, produce di più e anche richiede meno manodopera. E perciò ognuno corre presso l'idit, che in fin dei conti costa di meno, produce di più e ci sono più guadagni. Risponde Gemara Mishum, Diamar Lehu, I Shatiku Veshaklitu Kedinaihu, Shaklitu. Se vi accettate e prendete così come vi spetta, allora va bene. Veilo, Madana Shalad Viziburit Le Mare, Veshaklitu Kurhu Viziburit. O vi prendete quello che vi spetta e non prendete idit, ma se no ridarò indietro il contratto di Ziburit e dovrete andare presso al debitore che vi dia il terreno di Ziburit e non ci avete guadagnato nulla. E può farlo, diciamo che gli dà qualcosa, può fare anche un contratto fittizio, può fare una finta, può dare qualcosa per fare un contratto, anche se è vero, e guadagnarci qualcosa, perché forse in questo caso risparmierebbe parecchio, gli conviene di più. E comunque è una specie di una mossa per è una specie di minaccia. Dice Gemara, Ihachi, votiamo il Dav, Benizakin Nami Nemachi. Siccome fino adesso abbiamo parlato
di compravendita. Mentre adesso, chiaro come va, perché non diciamo che anche in caso del danno, che uno ha causato un danno anche sia uguale, che l'acquirente dica al danneggiato accontentati di un terreno medio, perché altrimenti restituirò il contratto al venditore del campo sicurezza. E dovrei andare da lui per prenderti il campo di sicurezza. Ma non gli dice accontentati di sicurezza, perché allora non c'è nulla da perdere, allora entrerai in guerra con lui. Dice, ma è la maschina in cui si tratta, abbiatemi. E siccome la Braittà dice che riscuote e rientra in possesso della Yidit, perciò ora spiego che si tratta di Tumim, che non può, che è il caso che non può dire così, non può minacciare così, poiché dell'Abne Pironino, poiché loro uno non può riscuotere da loro, perché? Perché discibuta di lei a lei, di Deiramia, poiché l'obbligo è imposto sul padre, che il padre morì, e perciò il creditore non ha cosa da, non ha, da, non può prendere nulla dagli orfani. Perché? Perché la legge è che può prendere solo da un terreno che loro ereditarono dal padre, perché c'è l'ipoteca su questo terreno. Ma in questo caso si tratta che non c'è terreno. I Tomei, gli orfani, non hanno ricevuto un terreno in eredità. Perciò deve andare a cercarsi un'altra proprietà altrove. E non può riscuotere né dai loro mobili, proprietà mobili, e né da proprietà immobiliari che loro hanno acquisito del proprio denaro. I creditori possono solo andare a riscuotere da proprietà immobiliari che gli orfani hanno ereditato dal padre. E perciò perciò non può dire, se non fai così, allora restituirò il contratto al venditore sicurezza. Perciò bisogna dire, ma la ragione per la quale i creditori non rientrano in possesso di Idit è poiché Mishum Damar Lehu Tama Mai Amur Rabbanan Enifraim Minachasim Shovedim Mekom Shesh Mekhurim, e la ragione è Mishum Takanta Didi Ana Ba Takanta Lo Nechali Kidraba. E adesso dice che Enifraim Nechasim Shovedim Mekom Shesh Mekhurim, questo è un decreto dei saggi, che uno non può prendersi in possesso un terreno per un debito, un terreno ipotecato, se c'è un altro terreno libero di ipoteche, di debiti. Ma quello può dire, e questo decreto è stato effettuato per il mio vantaggio. Ci sono dei casi che lui dice Anna Beata Canta Loni Khalim, che non mi conviene, che non voglio questa takana, preferisco in maniera normale, cioè, e perciò dice creditori, dovete accontentarvi di ciò che vi sarete impossessati dal debitore, e anche se non è Idit. E questo principio che uno può anche rinunciare a una takana, a un decreto per il suo vantaggio, e così come chiedrava, come si ignorava, chiamava, Colomer Yeshiva Takanat Chamim, che Gonzo Shamilo, uno che dice no, Yeshiva vuol dire non sono interessato nel decreto dei saggi, nel decreto rabbinico, allora Gonzo Shamilo, si accetta ciò, mai che Gonzo.
Come per esempio cosa? Chiedere a Buna, chiamare a Buna. Ti ucholai shash tomar le bala e nini zonet veniosa. Che una moglie può dire al marito non cibarmi, non darmi denaro per cibarmi e non faccio nulla per te. E perciò, non, cioè nel senso che non produco produzione per guadagnare, che forse è una dottoressa che guadagna parecchio denaro e non gli conviene, preferisce tenersi tutti i soldi per sé e non darli al marito, perciò le spese, quello che gli costa per comprarsi gli alimenti, è una spesa minima per lei, dico per esempio, un caso. Diciamo la pshita, il caso che Mahalo Keach Benonit Vesiburit Veshieri Ditefanav, che uno che vendette il campo medio e di bassa qualità e si lasciò la miglior qualità, che in questo caso Leto Kulo Veligbo Midit, ma tutti i creditori possono venire e accaparrarsi questo campo, questo terreno Idit, da Acharonai, poiché questa è l'ultima proprietà che lui ha, poiché, come non è Ziburit, Leitne Ugabe, che non c'ha più, e Benonit Ziburit, e che in quel caso, se avesse, De Mazzi Le Mema Le Ugvum Benonit Ziburit, lo necha le detacante Rabanan, poiché, se avesse Benonit Ziburit, potrebbe dire prendete Benonit Ziburit, ma adesso che non c'ha, che già vendete, non può dire. E perciò la questione è se i creditori hanno diritto di andare appresso al secondo acquirente, appresso al campi di Idit, oppure può dire no, andate dal primo acquirente. Però, nel caso, spero che sia chiaro, ho detto, Delonica le Takananta Drabanan, poiché in questo caso non gli conviene, se avesse Benoni Ziburit, potrebbe dire prendete Benoni Ziburit, ma adesso che lui è solo Idit, non gli conviene questa Takana di Rabbanan, perché non vuole che prendano in questo campo. Però Aval Mahari Idit Veshir Benoni Ziburit mai, però se invece aveva il miglior campo e lo vendete, gli rimase Benoni Ziburit. La questione è se perché questo campo che lui, questi campi che lui, il campo di Idit che lui vendette, veramente ogni campo, ogni terreno ha due proprietà. Tutto che questo terreno, questione è se questo terreno mantiene l'ipoteca, e anche se viene venduto, l'ipoteca viene trasferita anche al seguente acquirente. E la seconda questione è qual è la proprietà che fu acquistata per ultima, che andiamo sempre presso l'ultimo. Savara baile memar atu kulu gavo medit, che secondo Abaye in questo caso tutti possono impossessarsi dell'Idit. Sto parlando del caso che aveva Idit, l'ha venduta, gli è rimasto solo Benvenuti e Sicurezza. E perciò il secondo acquirente che ha acquisito Idit, secondo Abaye, loro possono andare appresso a questo terreno Idit e impossessarsene. Amale Rava gli disse che ma Maharishon Lashini, che cosa ha venduto il primo acquirente al secondo? Sto parlando che c'è uno che è un debitore che aveva dei terreni, ha venduto a un primo acquirente e questo primo acquirente ha venduto al secondo acquirente. Perciò, ma Maharishon Lashini, kol zchut shetavo liyado, che non solo che vendete il terreno, ma vendete anche la facoltà di poter di argomentare e dire che io non voglio il zechut di Rabbanan, e perciò
qualsiasi decreto che i saggi promulgarono in favore della persona. וכיוון דאילו עתו גבי לוקח לשון, מה צא אג ולאו מבינוני וזיבורית? Perché se fossero andati appresso al primo acquirente, avrebbero potuto impossessarsi di benonit e ziburit. Vafal pi dechizabne benonit vziburit, akate idit nechorin ave. Ma i benonit e ziburit sono ipotecate, mentre invece idit è rimasta libera, non è ipotecata. Ven Efraim nechasim shuvadim kol zman de ikab nechorin. Perciò Mazia Marlè lo nichali behai takanta. E poiché le proprietà che sono benonit e ziburit, che sono ipotecate, e la proprietà idit che è rimasta libera, allora loro verrebbero e prenderebbero l'idit, ma lui può dire: io non sono interessato in questa takana di Chachamim, poiché mi conviene più che prendiate dei binonit e ziburit, non dei idit. Perciò non mi conviene di accettare e di accolarmi questo decreto dei saggi, in questo caso. Perciò la stessa Ta'anà, lo stesso argomento, lo kershini nami mazi amarlei, lo stessa cosa, anche lo può dire il secondo acquirente, può dire esattamente lo stesso. Cioè, quello che dice Rava è che quando il secondo acquirente acquistò un terreno dal primo acquirente, non acquistò solamente il terreno, ma acquistò anche la proprietà, la capacità di poter dire questa Tana, e perciò può dire, il secondo acquirente, Amarlei, può dire ai creditori: Gvi benonit viziburit, prendetevi in possesso benonit viziburit, de chizabin lokeach sheni adata de kol zechuta de haveli rishon begava gesabin. Poiché il secondo acquirente, quando acquistò il terreno, lo acquistò con tutti i vantaggi che il primo acquistò, e perciò può dire: prendetevi solo benonit viziburit, ma non cercate di mettere mano su idit, perché questo non è questo è contro il mio vantaggio, perciò non sono interessato nella takana di Chachamim. Adesso un altro caso. Amarava, un terzo caso. Reuven, una persona che prese un prestito e aveva il terreno, Shemachar kol zotav li Shimon, vendette a Shimon, v'alach Shimon machar sadeh achat le Levi, e lo vendette a Levi, uba bal chov de Ruven, e venne il creditore di Ruven, razza mizeh gover, razza mizeh gover, può rimpossessarsi di qualsiasi un terreno sia di Shimon sia di Levi. La ragione perché lo può fare è poiché Shimon acquisì tutti i terreni appartenenti a Ruven, perciò anche ciò che Levi acquistò da Shimon, anche sono tutti terreni ipotecati, non è considerato un terreno libero, poiché Shimon acquistò tutti i terreni di Ruven. Velomaran e la Dezaban Benonit, il caso che il secondo acquirente, cioè Shimon, scusi, Levi, acquistò Benonit, poiché Benonit è un terreno che è idoneo per un creditore, e perciò il creditore può venire e accaparrarsi questo terreno. Avalzavani di Tesiburit, però se Levi acquistò i dite Ziburit, allora no, non può
prendersi in possesso è un terreno edito Zipporit, di Amalei, perché levi potere al creditore. L'achi daik vezabni edit ve Zipporit, alla dello Hazilach, che ho acquisito intenzionalmente terreni editi Zipporit affinché nessun creditore non possa prendersi in possesso questi terreni. E anche nel caso Filo Zabban Zipporit, Navi Lamoran, e questo si può anche dire solo nel caso dello Shier Benunit de Kvatei, ma questo è nel caso che non lasciò un terreno simile a esso. Dello Mazia Malei Nachti Hamakom e Legave Shimon, perché non ti ho lasciato un simile terreno a Shimon. Avashier Binunit Kevatei Legave Shimon lo gavimine. Anche, cioè, nel caso che lasciò i Zipporit non può impossessarsi. Nel caso che lasciò Benunit può impossessarsi solo se lasciò un tale tipo di terreno delle mani di Shimon. Perciò, Avashier Binunit Kvatei Gabi Shimon lo gavi minei. Ma se lasciò un terreno simile al terreno che lui acquistò da Shimon, che è Benuni, di media qualità, in questo caso, Matzia Malei, Nachti Ramakom, Likvot Meno, ti ho lasciato il terreno libero affinché tu possa per renderti in possesso questo terreno da Shimone, non vieni da me. Amarabai, Sabai, Ruven Shemachar Sadeh Shimon Be'achrayut, uno che vendette un terreno con una garanzia che non ci sono, cioè se questo terreno verrebbe preso in possesso da un creditore, allora lui l'avrebbe risarcito. Ve'ata Malchov de Ruven Mitaraf Mishimon. E un creditore venne e prese questo terreno da Shimon. Dina ude asi Ruven o mishtai dina ba'dei. Ruven può andare dal creditore e dirgli: voglio arrangiare il pagamento con te, non voglio che tu ti prenda in possesso questo terreno di Shimon. Bilo amazi amarlei labal verin di diat. Non può dirgli: chi ti conosce, non c'è nulla che ha a fare con te. De amar lei ti può dire e deve ascoltare: i mafkat minei alai hadar, poiché se te ti prendi il terreno da Shimon, quello ritorna da me e avrò guai io con Shimon. Perciò voglio arrangiare il pagamento con te. Vika d'amre, e altri dicono: afiro shalom barchut nami, e anche se vendete il terreno senza garanzia, cioè che se l'acquirente comprò un terreno che fu preso in possesso da creditori, che il venditore, cioè Ruven, non avrebbe dovuto risarcirlo, ma in questo caso anche può dire al creditore: voglio arrangiare il debito con te. Non sono interessato che Shimon abbia una rimostranza o un rancore contro di me, perciò devi arrangiare la cosa con me, che voglio ripagare il debito. Ruven che vendette un terreno a Shimon senza garanzia, cioè se fossero venuti dei creditori, se fossero impossessati di questo terreno, che non avrebbe dovuto risarcirlo. Passiamo al Daftet. Vi azzò Alea Asikin, e vi erano dei gente che protestò e dissero che invece il terreno appartiene a noi, non a lui. Acelo ezik ba yachol achzor bo. Se non prese in possesso il terreno, cioè non fece un'azione di chazakah, per esempio fece costruire una barriera, una ringhiera, qualsiasi cosa, piantò dei paletti, yachol achzor bo, in questo caso può cambiare idea, anche se non ha pagato. Umishezik ba en yachol achzor bo. Però, se già fece chazakah, se è possessore del terreno, non può più cambiare idea e non può rinunciare. Anche se non tiene il denaro, è obbligato a dare il denaro dopo di ciò, non ha importanza il denaro. Ma è tama, e qual è la ragione? Ma lei,
חייתא דקתא סבת וקיבלת. Hai acquistato un sacco legato pieno d'aria e perciò hai ricevuto quello che hai pagato e perciò non può cambiare idea. E vica gli amici sono quelli che sono pioni che affilo bachayut nami, anche se lo vendete con garanzia, cioè se fossero venuti dei creditori, se fossero appropriati del terreno e che avrebbe risarcito l'acquirente. De Amir lei Achve Tirpach, che fammi vedere che c'è stata una decisione della corte che ti hanno portato via il terreno. Finché non ti porto via il terreno non puoi venire prendendo nulla da me, cioè se avrai dei problemi puoi tornare da me, ma se no sei obbligato di pagarmi per il terreno e non puoi cambiare idea. In questo caso, se mi porterai questo, una dimostrazione, una decisione a corte che ti hanno e si sono impossessati del terreno, in questo caso Bashalemna, ti pagherò, ti risarcirò. Terminiamo qui e grazie per l'ascolto.